69. Oggi vogliamo celebrare insieme a voi il bicentenario dell'invenzione della pila di Alessandro Volta. La corrente elettrica aprì un'era nuova al progresso scientifico e industriale e la Lombardia è la terra in cui si sono svolte più che altrove le vicende umane scientifiche del grande scienziato. Scopriamo allora assieme alcuni suggestivi itinerari. Sono i percorsi voltiani. Ricordare a distanza di due secoli un'invenzione come l'apparecchio colonna costruito nel 1799 dal fisico comasco Alessandro Volta e diventato universalmente noto con il nome di pila, non è soltanto rendere omaggio alla creazione di un dispositivo ingegnoso che tante ricadute ha avuto sulla tecnologia e sulla cosiddetta seconda rivoluzione industriale. C'è anche da cogliere e apprezzare la continuità della nostra storia. Attraverso il percorso che stiamo per intraprendere, cercheremo di valorizzare i beni storici e monumentali delle tre città lombarde, punti di riferimento costante nella vita e nelle opere di Volta. Cuneo, la terra natale. Pavia e la sua università, sede delle maggiori attività scientifiche e didattiche di Volta. E infine Milano, con l'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, che ne conserva le principali memorie manoscritte. Il nostro percorso voltiano parte da Como. Nella centralissima via lui intitolata si colloca la casa natale dell'inventore della pila, sottoposta nell'Ottocento a significative modifiche da parte degli eredi. Un imponente palazzo risultante dall'incorporazione e fusione di diversi fabbricati. Sulla destra del portone una lapide con la scritta «Fu questa la vita casa d'Alessandro Volta». E in questa stessa casa lo scienziato morì nel 1827 all'età di 82 anni. Poco distante, vicino a Porta Torre, si trova il Palazzo degli Studi, sede del liceo classico Volta. In questo pregevole edificio, la cui facciata è in fase di restauro, dal 1775 al 1778, lo studioso svolse attività di ricerca e fu docente di fisica sperimentale. All'interno del liceo è tuttora custodita una collezione di strumenti scientifici di inestimabile valore, il cui impianto generale rispecchia l'impostazione didattica voltiana. Alcuni apparecchi di fisica, inoltre, furono utilizzati personalmente dall'inventore della pila. Questo liceo ospita un importante museo di scienza naturale. Sì, sono collezioni che si sono accumulate nel corso del secolo scorso e nei primi decenni di questo secolo. Alcune di queste collezioni, specialmente per quanto riguarda le attrezzature didattiche di fisica, risalgono proprio all'epoca voltiana. Ecco, poi stiamo visitando anche queste sale, ce le vuole descrivere? Beh, dove siamo in questo momento è la sala Benzi, che è stata per lunghissimi anni, per molti decenni, biblioteca comunale di Como. La biblioteca comunale si è trasferita in altra sede e al liceo è rimasta questa struttura che, come vedete, ha una impostazione neoclassica, la stessa aula Benzi è dell'architetto Simone Cantoni, che è l'architetto della facciata. Abbiamo un'altra aula neoclassica molto bella, cosiddetta Grand'Aula, anch'essa opera del Cantoni, sì, che è un architetto ticinese che ha operato nei primi decenni dell'Ottocento. Nella seconda metà dell'Ottocento le celebrazioni voltiane assursero a simbolo della rinascita della cultura scientifica nell'Italia post-unitaria. In questo clima culturale furono indette la mostra dei cimeli di Volta e l'esposizione internazionale d'elettricità del 1899, durante le quali il fuoco distrusse numerosi strumenti appartenuti al fisico. Delle celebrazioni del 1927, nelle quali si impegnò in prima persona Guglielmo Marconi, rimangono due testimonianze architettoniche significative. La prima è il Tempio Voltiano, edificio in stile neoclassico eretto sul lungolago e opera dell'architetto Federico Frigerio. Oggi ospita gli apparecchi scientifici di Volta. Edificato nel centenario della morte, nel 1927, fu inaugurato un anno più tardi e donato dall'industriale comasco Francesco Somaini alla città lariana. In questo museo, un salone circolare di quasi 12 metri di diametro, coronato da una cupola a luce centrale a guisa di Pantheon,
Le scoperte e le invenzioni di Volta trovano la loro storia rappresentata per mezzo degli apparecchi da lui inventati o congegnati e degli strumenti da lui usati. La seconda testimonianza invece è rappresentata dall'Istituto Carducci, che ha sede su una delle vie che dal lago portano alla città murata. Qui ebbe luogo lo storico congresso internazionale dei fisici nel settembre del 1927. Ha radunato tutti i padri della fisica moderna, da Max Planck a Niels Bohr, passando per il giovanissimo Enrico Fermi. Siamo nel 1927 ed è l'anno, sono gli anni in cui si sta sviluppando la più rivoluzionaria delle teorie fisiche, la meccanica quantistica. Ed è esattamente l'anno in cui Niels Bohr annuncia per la prima volta alla comunità scientifica il suo principio detto della complementarità onda-corpuscolo, una teoria controintuitiva che dovrebbe far capire alla gente come un'onda immateriale sia la stessa cosa di un corpuscolo materiale. La gente ancora adesso fa fatica a capirlo, io per primo, e lo stesso Einstein era contrario all'epoca a questa teoria perché la riteneva troppo dominata da criteri non deterministici ma di tipo casuale e aveva appunto esclamato che questa teoria non poteva essere vera perché Dio non gioca ai dadi. In questa sala, che è stata decorata verso la fine degli anni 20 da un artista del Lago di Como, Achille Zambelli, in uno stile che va dal Liberty all'Art Deco, con delle bellissime figurazioni di animali in medaglioni, è stata successivamente al convegno del 27 decorata da altri quattro medaglioni che nella loro, diciamo, modestia rappresentativa sono però molto interessanti e unici, cioè contengono i nomi di tutti i partecipanti a questo importantissimo convegno. Un fatto che è unico, direi, nella storia anche recente, ma soprattutto unico per quanto riguarda i convegni scientifici che solitamente non lasciano traccia di sé, non hanno molta eco. Questo invece, credo che sia il motivo di principale interesse per questa sala, è un unicum. Alle pareti sono raccolte nelle vetrine delle importanti collezioni didattiche che vanno dalla fisica alla chimica alle scienze naturali. Sullo sfondo in particolare sono visibili dei kit, diremmo oggi, cioè delle valigette che gli insegnanti della scuola elementare e media potevano portare in giro nelle sedi più remote della scuola, sulle montagne, nelle nostre colline. E ciascuna di queste valigette era dedicata a un tema, prevalentemente di carattere naturalistico, come, che so, vedo qua la storia dell'oro, la storia del rame, come si coltivano certe varietà vegetali, eccetera. E da Como ci spostiamo ora a Milano, via Borgo Nuovo, zona Brera. Siamo a Palazzo Landriani, attuale sede dell'Istituto Lombardo, creato da Napoleone su modello dell'Institut de France nel 1797, con il compito di raccogliere le scoperte e perfezionare le arti e le scienze. Allora la sede venne fissata a Bologna e il regolamento prevedeva 30 membri pensionati e 30 onorari, suddivisi in tre sezioni, scienze fisiche e matematiche, scienze morali e politiche, letteratura e belle arti. Il 6 novembre 1802 Bonaparte nominò i primi 31 membri, dei quali faceva parte proprio Alessandro Volta. Oggi l'istituto, che conta 304 membri, si compone di due classi, scienze matematiche naturali e scienze morali. Possiede un'importante biblioteca, oltre 400.000 volumi, e un ricco archivio di carte manoscritte e documenti d'alto rilievo relativi a scienziati e letterati illustri. Di sommo pregio scientifico e storico è sicuramente l'amplissima raccolta di manoscritti di Volta, oggi esposti insieme ad altri cimeli in queste suggestive sale. La visita alla mostra, di facile lettura e a scopo didattico, è gratuita, ma occorre la prenotazione telefonando allo 02 86 4087. 6.000 carte scientifiche ed oltre 2.000 lettere familiari da grande scienziato, ma anche schizzi e disegni, poiché Volta, è bene ricordarlo, sapeva descrivere benissimo le sue esperienze.
L'istituto conserva tutto il patrimonio scientifico raccolto con una sottoscrizione nazionale nel 1861. Il primo sottoscrittore è stato il re Vittorio Emanuele e ha offerto 3.000 lire. L'istituto dalla sua dotazione annua ha offerto 4.000 lire e il primo cittadino che ha offerto 150 lire è stato il nobile Alessandro Manzoni, che all'epoca era presidente onorario dell'Istituto Lombardo. Inoltre le carte conservate dalla famiglia sono state acquisite dall'Istituto nel 1955 dopo una lunga trattativa. In particolare ci troviamo in questo momento proprio nell'aula intitolata Volta. Sì, quest'aula è intitolata Volta perché si conservano qui abitualmente i cimeli voltiani, manoscritti e anche parte della biblioteca. Il rapporto tra l'Istituto Lombardo e Volta? Ha collaborato attivamente all'attività dell'Istituto, anche formulando quesiti per i concorsi biennali che l'Istituto bandiva. Ha pubblicato alcune note scientifiche e poi l'Istituto alla morte di Volta si è preoccupato di assicurare ai posteri tutto l'ingente patrimonio rimasto in eredità alle famiglie. E proprio a Milano abbiamo incontrato l'ultima delle due discendenti della famiglia Volta, la contessa Pia Volta Roseo, che ci racconta un aneddoto ancora poco noto. Che non è tanto, come si dice, forse conosciuto, è la famosa discussione che si è presentata ai tempi della morte del Volta e subito dopo. Come mai questo Volta era così intelligente e cos'è che esprimeva questa intelligenza? Secondo Lombroso era la grossezza del cervello. Ed era così importante sto Lombroso che hanno riesumato il Volta e hanno verificato questa cosa che è risultata negativa. E due operai che hanno compiuto l'opera di riesumazione hanno rubato. Perché erano già passati degli anni, quindi già si era le ossa, si vede un po' mosse, hanno rubato l'osso della falange d'un dito. E adesso sono queste in parte, si vede erano due, uno è venuto, sarà in tempo di morte, gli è avvenuto a tutti e due una specie di presentarsi davanti al Signore con un rubalizio, non era la cosa più bella. E allora li hanno restituiti alla famiglia e al Tempio Voltiano. Uno è conservato al Tempio Voltiano e l'altro l'abbiamo noi, in una certa cassaforte che manco più abbiamo la chiave, non si ritrova. Bene, i percorsi voltiani dopo un lungo itinerario che da Como ci ha portati direttamente all'Istituto Lombardo di Milano non terminano qui. Adesso c'è la pubblicità, subito dopo vi porteremo all'Università di Pavia, tra poco. In una città dal ricco patrimonio storico, artistico e culturale, onora con un'intensa attività di ricerca, di didattica e di divulgazione una delle sue maggiori glorie scientifiche. Prima però di recarci a Pavia, riepiloghiamo un po' la vita e le opere di Alessandro Volta. Alessandro Volta nasce a Como il 18 febbraio del 1745. La sua è una famiglia dell'aristocrazia lombarda, molto vicina all'ambiente ecclesiastico. Dopo aver frequentato la scuola dei Gesuiti e il seminario Benzi, pur in assenza di una preparazione universitaria, a soli 18 anni è già in corrispondenza scientifica con le massime autorità elettriche dell'epoca, padre Beccaria e l'abate Noyer, ai quali sottopone coraggiosamente le proprie teorie in materia. Il 18 aprile 1769 esordisce ufficialmente con la memoria sulla forza attrattiva del fuoco elettrico dedicata a Beccaria, in forma di lettera, prendendo a soli 24 anni le distanze dal massimo esperto italiano d'elettricità e proponendo una teoria unitaria di tutti i fenomeni elettrici sulla base di un'interazione attrattiva universale.
Prima direttore delle scuole pubbliche di Como, poi professore di fisica sperimentale del ginnasio Lariano, nel giugno del 1775 Volta comunica a Priestley l'invenzione di un sorprendente strumento, l'elettroforo perpetuo. A suo dire prova schiacciante contro Beccaria e conferma delle proprie vedute teoriche. L'elettroforo si diffonde rapidamente e Volta a 30 anni diviene famoso in tutta Europa. Il 3 novembre 1776 scopre l'aria infiammabile nativa delle paludi, ovvero il metano, e ne studia le proprietà in una serie di 7 memorie epistolari. In connessione con questi studi, dopo aver ottenuto la cattedra di fisica sperimentale dell'Università di Pavia, inventa la pistola ad aria infiammabile, poco utile come arma, che qualcuno considera come lontana progenitrice sia del motore a scoppio che del telegrafo. Volta prova che una miscela di aria infiammabile, e in realtà Volta usava una miscela di aria e di metano, cioè il famoso gas delle paludi che veniva raccolto appunto negli acquitrini, oppure una miscela di aria e idrogeno, miscele entrambe infiammabili e detonabili, per provocare una reazione tramite una scintilla elettrica. La pistola di Volta, qui vediamo un esemplare magnifico, costruito effettivamente come per simulare una pistola con grilletto e gli altri elementi, non è altro che un recipiente in vetro nel quale penetrano due elettrodi. La pistola veniva riempita appunto di una miscela di gas detonante, veniva chiusa con un tappo e facendo scoccare la scintilla fra i due elettrodi, ad esempio collegandoli a una macchina elettrostatica oppure tramite la scintilla di un elettroforo o di una bottiglia di Leyda, il gas veniva fatto detonare e il tappo veniva scagliato lontano. Quella che poteva apparire come un gioco, cioè la pistola di Volta, fu costruita in molti tipi e modelli. Questa, quella che venne chiamata una bomba di vetro più spesso, anche qui si possono vedere gli elettrodi, serviva praticamente allo stesso scopo. Questa è un'altra, se vogliamo, pistola di Volta con l'elettrodo isolato per la scintilla e il tappo che veniva scagliato al momento della deflagrazione del gas. E addirittura venivano costruite delle pistole, o meglio si dovrebbe dire dei cannoni di Volta, in forma di vero e proprio cannone di ottone. E anche in questo caso abbiamo l'elettrodo che penetra all'interno, che permetteva di far scoppiare il gas e di scagliare lontano il tappo. Comunque, se la pistola di Volta, in questa forma diciamo quasi ludica, rimase una dimostrazione tipica in tutti i laboratori di fisica e di chimica fino all'inizio del nostro secolo, la pistola elettrica non fu e non rimase semplicemente un gioco, una dimostrazione, ma permise di sviluppare un altro strumento che vediamo qui, che è l'eudiometro elettrico. Con questo apparecchio era possibile far deflagrare o comunque combinare una miscela di gas tramite una scintilla elettrica e misurare quella che era stata, dopo la combinazione dei gas, la loro riduzione di volume o quali erano stati i prodotti successivi a questa combinazione. L'eudiometro elettrico, che appunto deriva direttamente dalle prime pistole di Volta, sarà a partire dalla fine del Settecento uno degli apparecchi più importanti per l'analisi dei gas della chimica dell'Ottocento. Volta inventa poi il condensatore elettrico, importante strumento che consente di rivelare cariche elettriche debolissime. Stabilisce esplicitamente legami tra carica, capacità e tensione attraverso questa legge ancora presente in tutti i testi di fisica. Nel 1785 viene nominato rettore dell'Università di Pavia. Dall'inizio degli anni 90, Volta è impegnato nel dibattito con Galvani e, al contrario dell'antagonista, individua nei metalli i motori dell'elettricità e nelle rane dei semplici ma sensibili rivelatori, sostituite in seguito dall'elettrometro condensatore. Il 22 novembre 1794 sposa Maria Teresa Peregrini, dalla quale avrà 3 figli. Il secondogenito morirà a soli 18 anni. Il 20 marzo del 1800 Volta comunica al presidente della Royal Society di Londra, Sir Joseph Banks, l'invenzione della pila. Il manoscritto della lettera è ancora conservato negli archivi della prestigiosa biblioteca.
Un anno dopo, lo scienziato Comasco si reca all'Institut de France di Parigi, che all'epoca aveva sede presso il Palazzo del Louvre. Qui illustra le ricerche che lo hanno condotto a questa straordinaria invenzione. Alla presenza di Napoleone, primo console, legge la memoria sull'identità del fluido elettrico con fluido galvanico, per la quale gli sarà assegnata una medaglia d'oro. Qui vedete la pila a colonne, vedete una soluzione di acido diluito e vedete che nella parte dell'abate Giuseppe Re, l'assistente di Volta, il signor Aschettino smonta questi pezzi, queste parti che costituivano la pila e questi elementi che Volta utilizzava per la pila indicano, sono l'indice di una particolare interpretazione che lui aveva dato alla propria invenzione. Infatti noi vediamo che ci sono delle coppie di metalli che sono unite insieme, rame e zinco, vedete, sono unite insieme. Per Volta questa era la base della pila, il contatto bimetallico. Volta non dava importanza alle reazioni chimiche e io nel corso dei prossimi minuti cercherò di sottolineare il perché di questa scelta di Volta. Allora vediamo che i feltri sono stati bagnati e qui ricostruiamo la pila con queste coppie bimetalliche che sono separate da uno strato umido e ci sarà una sovrapposizione di alcuni di questi elementi e poi vedremo di far accendere un LED per mostrare il funzionamento della pila. Ed è poi particolarmente interessante di vedere anche come, togliendo il primo e l'ultimo elemento che noi oggi giudichiamo in essenziali, cioè il primo e l'ultimo metallo, ancora la pila continua a funzionare. Vediamo che il LED si accende e che la pila costruita, secondo lo schema di Volta, continua a funzionare. Le celebrazioni voltiane per il bicentenario dell'invenzione della pila hanno preso il via lo scorso 20 marzo dall'Università di Pavia, dove Volta insegnò per più di 30 anni. A fare gli onori di casa, accanto al rettore Roberto Schmidt, c'era anche il premio Nobel per la fisica Carlo Rubbia, oggi docente presso i dipartimenti di fisica nucleare e teorica dell'Ateneo Pavese. Per l'occasione sono stati ristrutturati alcuni dei luoghi legati alla vita scientifica e accademica dell'illustre scienziato, in particolare il teatro fisico, il cortile di Volta e la statua dello scienziato nel cortile omonimo. Inoltre, in un'aula del Museo per la Storia dell'Università, è stato ricostruito il gabinetto fisico che ospita tutti i cimeli presenti a Pavia. Abbiamo ricreato l'ambiente di lavoro di Alessandro Volta. Abbiamo ricostruito l'atmosfera nella quale lo scienziato operava, usando le sue cose, la sua seggiola, il suo tavolo, i libri su cui studiava, libri di autori famosi dell'epoca, e abbiamo utilizzato il suo tavolo di lavoro con i suoi strumenti, molti dei quali derivati dalle sue invenzioni. Ecco qui l'elettroforo perpetuo, la prima delle sue invenzioni, quello che gli ha dato la fama in tutto il mondo scientifico dell'epoca, un generatore elettrostatico molto semplice, molto pratico da usare e in grado di ottenere carica elettrica per tempi estremamente lunghi. Gli strumenti che hanno permesso lo studio dei gas, la pistola, gli eudiometri, il condensatore, l'elettrometro condensatore per le misure quantitative di elettrostatica e qui il pesce elettrico, la torpedine che ha ispirato la scoperta più, la sua invenzione più importante, la pila. La pila è un generatore di corrente elettrica diverso dalle macchine disponibili allora che davano solo scintille e grazie alla quale è nata tutta la tecnologia moderna. La possibilità di fornire corrente elettrica per tempi lunghi ha cambiato il mondo tecnico di allora.
Siamo nell'aula multimediale del Museo per la Storia dell'Università di Pavia. Al nostro fianco c'è il gabinetto fisico di Alessandro Volta. Il visitatore, una volta che ha osservato gli strumenti ed ha visitato il gabinetto, può venire qui nell'aula ed accendere uno di questi computer, che sono tutti collegati ad un server, e osservare la spiegazione del funzionamento, dell'interpretazione, della descrizione di questi strumenti, che sono state realizzate con animazioni in tre dimensioni dal laboratorio multimediale del Dipartimento di Fisica Alessandro Volta. Questa è una delle classiche macchine elettrostatiche che si usavano allora nei laboratori scientifici. Sì, questa è proprio una delle tipiche, dei tipici generatori elettrostatici che venivano usati nei laboratori e servivano per generare dell'elettricità che serviva per vari tipi di esperimenti. Per esempio, si potevano caricare delle bottiglie di Leida per fare degli esperimenti, si potevano fare tutti i tipi di esperimenti che in genere si facevano nei laboratori scientifici. È una macchina potente, riesce, le scintille che abbiamo visto prima corrispondono a circa una differenza di potenziale di 500.000 di volt, quindi una macchina di una discreta potenza. E diciamo, come oggi, il prestigio di un laboratorio di fisica si misura dall'energia che riesce a imprimere alle particelle elementari, GeV per esempio. E all'epoca il prestigio e l'importanza di un laboratorio si misurava dalla lunghezza delle scintille che riusciva a produrre, perché questo ovviamente permetteva di fare esperimenti, di spingere più oltre una certa soglia gli esperimenti. Appena conferitagli la cattedra di fisica sperimentale all'Università di Pavia nel novembre del 1778, Volta si dedicò a ristrutturare proprio questo gabinetto fisico, arricchendolo di molti strumenti sia di ricerca che di didattica acquisiti durante i suoi numerosi viaggi in Europa. Le lezioni di Volta erano talmente affollate che nell'Ateneo Pavese venne appositamente costruito un nuovo e più ampio teatro fisico, l'odierna Aula Volta, appositamente restaurata per queste celebrazioni. È stata costruita appositamente dall'imperatore Giuseppe II nel 1785 proprio per contenere il grosso numero di studenti ma anche di cittadini che partecipavano alle lezioni di Volta. Quest'aula è stata restaurata, come vedete, grazie ai contributi regionali. Queste ed altre aule dell'università, specie in settembre, ospiteranno prestigiosi convegni. Convegni sia per celebrare la personalità di Volta, sia per riconoscere l'importanza della sua scoperta. Per esempio, la Società Internazionale di Elettrochimica, l'elettrochimica nasce con la pila di Volta, ha voluto onorare Volta facendo il suo 50° convegno internazionale proprio a Pavia. E così altre società, altri scienziati hanno voluto omaggiare Volta facendo a Pavia questi convegni. Tra percorsi voltiani, convegni scientifici, pubblicazioni, ricerche, mostre, spettacoli ed eventi sportivi, le celebrazioni per il bicentenario della pila proseguiranno sino al 20 marzo del 2000. I nostri percorsi voltiani terminano qui, ma non le visite guidate nelle città tanto care a Volta, vale a dire Como, Milano e Pavia, che abbiamo visitato nell'ambito di questo speciale. Grazie per averci seguito sin qui, buon proseguimento con i nostri programmi.